Cosa fai dentro al tendone? Gli hanno l'incasso qui? Mi devi produrre di più, qua. Vai, vai, vai fuori a lavorare, vai. Sì, sfrutto la prostituzione. Ho fatto di tutto per farlo sapere ai miei genitori, per loro è un bel dispiacere. Ho giù altri 11 rottami come questa che è andata qua nel quartiere. Le faccio deportare dall'ex Unione Sovietica con altra merce deperibile. Ci tengo a metterle su un marciapiede, altrimenti chissà che fine mi facevano ste ragazze qui. Ogni tanto le picchio senza motivo, si attaccano di più. Già da bambino costringevo le mie compagne di classe a baciarmi la mano e a portarmi la cartella. Poi, passando gli anni, facevo prostituire la mia fidanzata con ricatto. Sì. Se ti vuol bene davvero, deve essere lei a chiederti di farlo. Nella coppia i sacrifici van fatti. Molte femmine me le danno in mano i loro familiari. Sì. Per una mamma e un papà è una bella soddisfazione vedere una figlia in quelle condizioni qua. Finita la carriera di zerbino sessuale, le vendo ai commercianti dell'usato, loro prendono dentro tutto. Un po' le buttano sui cataloghi delle agenzie matrimoniali. Qualcosa lasciano lì per terra in magazzino. Dopo 2 mesi le mangiano. Sai una cosa, devo dirtela, che questa volta qui quasi quasi mi hai convinto. Sai cosa ti dico? Cattivo! Sì, a me sarebbe piaciuto avere una sorella. Invece devo ripiegare su mia nipote. Appena finisce il corso per segretaria d'azienda, senza tribulare col collocatore, il nulla osta, il suo posto di lavoro ce l'ha. Quell'incrocio lì avanti.